Allora, nella lezione di questo pomeriggio parleremo dello scambio termico-conduttivo, cioè inizieremo a fare innanzitutto dei richiami sulla trasmissione del calore, chiaramente, in particolare oggi e presumibilmente nella prossima lezione o nelle prossime due lezioni, dipende da quanto velocemente riusciremo ad andare, appunto faremo i richiami necessari relativamente allo scambio termico conduttivo, quindi la conduzione del regime transitorio, e ovviamente ci sarà anche una lezione in cui faremo qualche esercizio per, come dire, rinfrescare la memoria relativamente a ciò che in realtà avete già fatto nel corso con il professore Nellisola, fisica tecnica, anzi se ricordo bene, proprio io che ho fatto una lezione sulla conduzione transitoria. Va bene. Allora, quindi l'argomento che oggi iniziamo ad affrontare è relativo alla trasmissione del calore, che ovviamente è basata sui principi della termodinamica, no? Sul primo principio, il principio di conservazione dell'energia, il quale ci dice che l'energia ovviamente non può essere né distrutta né creata, ma semplicemente trasformata o trasferita. Quindi nell'ambito della trasmissione del calore questo principio ci dice che se due corpi a contatto scambiano energia termica, l'energia termica che c'è del corpo più caldo andrà a finire nel corpo più freddo o nel corpo più freddo nell'ambiente, ma sicuramente non potrà essere né distrutta né creata. Il secondo principio della termodinamica invece ci dice che lo scambio termico ha un verso ben preciso, cioè il flusso di calore va dai corpi a temperatura più elevata ai corpi a temperatura più bassa. E non possiamo sicuramente aspettarci che avvenga il contrario, cioè che un corpo più caldo continui a scaldarsi prelevando calore da un corpo più freddo. Uno degli esempi più banali è quello della tazzina del caffè caldo che viene posta sul tavolo. Ovviamente la realtà ci insegna, secondo il principio ovviamente conferma, che il caffè si raffredderà e il calore che cede andrà a finire nell'ambiente circostante, ma non avverrà il contrario, cioè il caffè non continuerà a scaldarsi prelevando calore dall'ambiente circostante perché quest'ultimo è più freddo. Ok? Ora però, mentre in termodinamica eravamo interessati e trattavamo l'argomento energia e calore, in particolare ponendo particolare attenzione alle quantità scambiate, okay? Nella trasmissione del calore un aspetto rilevante è anche il tempo, cioè la velocità con la quale una certa quantità di energia termica viene trasferita. Okay? Quindi, se per esempio prendiamo un corpo caldo e lo immergiamo in un fluido per farlo raffreddare, non siamo solo interessati a quant'è l'energia termica che il corpo caldo avrà ceduto al fluido alla fine, quando avrà raggiunto l'equilibrio termico con quest'ultimo, ma vogliamo anche sapere in quanto tempo si raffredda all'interno di questo fluido. Okay? Questa è la differenza principale. I meccanismi di scambio termico conduttivo, ricorderete che sono conduzione, convenzione e irraggiamento. Ed oggi guarderemo con più attenzione il primo, cioè la conduzione. Ora, se correliamo la quantità di energia termica scambiata al tempo, otteniamo una grandezza che è la potenza termica, no? Q punto, che si misura in watt, giusto? Che è l'energia che per unità di tempo viene trasferita. Se invece correliamo l'energia non solo al tempo, ma anche alla superficie di scambio, otteniamo il flusso termico, quindi Q punto piccola, energia scambiata per unità di tempo e di superficie, no? Ricordate queste cose dai corsi precedenti. Ora,
Il flusso termico non è una grandezza che possiamo misurare direttamente, però possiamo misurare gli effetti che il flusso termico ha in termini di variazione di temperatura. Ok? Quindi sostanzialmente, poiché la conduzione avviene tra due sistemi che si trovano a temperatura differente, due sistemi solidi, ovviamente non l'ho ripetuto perché ritengo che sia una cosa che già sapete, cioè la conduzione avviene nei solidi o nei gas e liquidi in quiete, ok? Quindi è un meccanismo che è basato sul contatto diretto tra due corpi, o avviene nello stesso corpo qualora sia presente un gradiente di temperatura, quindi una disuniformità termica, ok? In questo caso si instaura un flusso termico conduttivo. Ma questo è qualcosa che già si vede, giusto? Ok. Adesso questo flusso termico conduttivo di cui stiamo parlando, come dicevo, non lo possiamo misurare direttamente, ma possiamo correlarlo al campo di temperatura. Quindi effettuando delle misure di temperatura, sostanzialmente possiamo risalire al flusso termico conduttivo, che è ciò che ci interessa. In che modo? Attraverso la legge fenomenologica di Fourier. La quale dice che il vettore flusso termico è uguale a meno k gradiente di t, dove appunto q punto è il vettore flusso termico, come vi dicevo, t è la temperatura e k è la conducibilità termica. Questa legge è detta legge di Fourier perché Fourier per primo l'ha, diciamo così, ha formulato questa legge nel suo trattato del 1822, ma in realtà bisogna dire che alla stessa legge per via empirica attraverso osservazioni sperimentali era anche pervenuto Biot, sebbene la legge venga chiamata legge di Fourier. Okay? Ora, nella legge di Fourier un parametro che assume particolare importanza è la conducibilità termica, che si misura in watt sul metro Kelvin ed esprime l'attitudine di una data sostanza a trasmettere energia termica. Quindi maggiore sarà la conducibilità termica, più facilmente, per dirla in parole povere, la sostanza in questione trasmetterà calore, quindi per via conduttiva. Ok? Ora, la conducibilità termica è una proprietà della sostanza, non dipende quindi dalla forma, dalla geometria del corpo che stiamo analizzando, e può presentare valori che variano in un esteso campo, passando dai gas fino ai solidi metallici o non metallici. In particolare, volendo riassumere il campo di variabilità della conducibilità termica in funzione della sostanza che andiamo ad analizzare, nel caso di gas la conducibilità termica varia con ordine di grandezza da 10 alla meno 2 e 10 alla meno 1. Nel caso di liquidi invece, la conducibilità termica varia tra 10 alla meno 1 e 10 alla 0 come valori indicativi, chiaramente. Ovviamente, passando dai liquidi ai solidi, la conducibilità termica aumenta, ma bisogna distinguere tra solidi non metallici, che hanno una conducibilità termica che varia tra 10 alla 0 e 10 alla 1, tipicamente, e solidi metallici. Che hanno una conducibilità termica che varia tra 10 alla 1 e 10 alla 1. Questa cosa la potete vedere nella slide proiettata, dove vedete che nel grafico di sinistra è rappresentata l'ampia variabilità della conducibilità termica in funzione della sostanza analizzata. Ma sulla destra c'è un'altra informazione molto importante, cioè la conducibilità termica può avere, e di fatto ha,
una significativa variazione con la temperatura. Ok? Ora vi faccio vedere che, per esempio, nel caso di gas, questa area, nel caso di gas, la conducibilità termica aumenta con la temperatura. Aria, idrogeno, stesso andamento qualitativo. Ok? Se andiamo a prendere il rame puro, che è la curva più in alto, la conducibilità termica invece diminuisce lievemente con la temperatura, quindi hanno un comportamento opposto. Com'è possibile che avvenga questo? Allora, per rispondere a questa domanda, senza entrare troppo nello specifico, chiaramente, perché abbiamo anche altre cose da fare nel corso della lezione, evidentemente, nel caso di gas, la dipendenza della conducibilità dalla temperatura è spiegata attraverso le leggi cinetiche. Questo perché il calore è trasferito all'interno della sostanza attraverso gli urti elastici che le molecole hanno l'una verso l'altra. Quindi le molecole che hanno una temperatura più elevata e quindi un livello energetico maggiore, nel loro moto casuale, urtano le molecole che hanno temperatura inferiore, quindi livello energetico inferiore, e nell'urto trasferiscono parte della propria energia a queste ultime molecole. In questo modo ovviamente avviene il trasferimento di energia attraverso il gas. Tenete presente che stiamo parlando di conduzione, quindi il gas è apparentemente fermo. Non ci sono moti convettivi, il gas è fermo, ma a livello molecolare le molecole ovviamente si agitano, come è normale che avvenga con il gas. Ma non ci sono moti convettivi, non c'è un campo di moto. Ora, in base alle leggi cinetiche, la conducibilità termica è proporzionale, direttamente proporzionale alla radice della temperatura e inversamente proporzionale alla massa molecolare. Questa è la relazione che spiega l'andamento della conducibilità termica di un gas in funzione della temperatura e della massa molecolare. Vediamo se è vero. Innanzitutto, aria e idrogeno hanno una massa molecolare differente. Chi ha la massa molecolare più bassa? L'aria o l'idrogeno? L'idrogeno. Evidentemente l'idrogeno. Se la massa molecolare diminuisce, la conducibilità aumenta, giusto? E infatti l'idrogeno ha una conducibilità più elevata, vedete, rispetto all'aria. Tutti e due però, qualitativamente, hanno una dipendenza dalla temperatura simile. Cioè la loro dipendenza dalla temperatura è tale che, in termini di conducibilità termica evidentemente, la conducibilità termica è direttamente proporzionale alla radice quadrata della temperatura. E questo spiega il fatto che queste due curve sono molto simili e sembra che la curva relativa alla conducibilità termica dell'idrogeno sia ottenuta per traslazione verticale della curva relativa alla conducibilità termica dell'aria. Giusto? La dipendenza invece dalla temperatura dalla pressione è molto meno evidente, tant'è che si ritiene che la conducibilità termica di un gas non dipende dalla pressione. E questo per effetti controversi, nel senso che ci sono alcuni parametri che diciamo dipendono in maniera proporzionale diretta dalla pressione, altri in maniera proporzionale inversa, per cui gli effetti globali si evitano. Okay? Quindi possiamo ritenere che nel caso di gas la conducibilità termica dipenda dalla temperatura e dalla massa molecolare del gas, secondo una relazione di questo tipo. Quando parliamo di liquidi invece, la situazione è molto più controversa, perché ancora la conducibilità termica è direttamente proporzionale all'inverso della massa molecolare. E questo è osservabile. Ma i liquidi presentano un andamento della conducibilità termica che è inversamente proporzionale anche al valore della temperatura, però non tutti. Alcuni presentano diretta proporzionalità tra conducibilità termica e valore della temperatura. In particolare c'è un'eccezione molto importante, che è l'acqua.
cioè tutti i liquidi hanno una conducibilità termica che è inversamente proporzionale al valore della temperatura e inversamente proporzionale alla massa molecolare. Okay? L'acqua invece fa eccezione, perché la conducibilità termica è direttamente proporzionale alla temperatura, inversamente proporzionale alla massa molecolare, quell'aspetto del liquido rimane. Comunque il comportamento dei liquidi è abbastanza più complicato rispetto a quello dei gas, questo perché dal punto di vista molecolare il trasferimento di energia ancora avviene attraverso gli urti, ma le molecole sono molto più vicine, non sono ancora organizzate in un reticolo cristallino evidentemente, ma sono molto più vicine, per cui le forze intermolecolari sono molto più intense. Questo aspetto complica notevolmente la dipendenza della conducibilità termica dalla temperatura, pressione e contatto. Ok? Quando invece parliamo di solidi, la conducibilità termica, o meglio, il trasferimento di energia termica in un solido, dipende principalmente da due meccanismi. Dalle onde di vibrazione del reticolo cristallino, giacché in un solido le molecole sono organizzate in una posizione ben precisa all'interno di un reticolo cristallino, chiaramente esse oscillano intorno alla loro posizione di equilibrio, chiaramente. Le molecole che sono dotate di un livello energetico maggiore trasferiscono energia alle molecole adiacenti e via via c'è un trasferimento di energia secondo la propagazione di un'onda di vibrazione, diciamo così. Quindi questo è uno dei meccanismi di trasferimento dell'energia, ma l'altro meccanismo è quello del flusso degli elettroni liberi. Mentre il primo meccanismo è proprio dei solidi non metallici, o meglio, dei solidi che non sono buoni conduttori elettrici, nel caso dei solidi metallici, ovvero solidi che sono buoni conduttori elettrici, prevale il secondo meccanismo sul primo. Ok? E allora che cosa succede? Succede che quando abbiamo un solido non metallico, poiché prevale il primo meccanismo sul secondo, la conducibilità termica è tipicamente più bassa, a meno che il reticolo è fortemente organizzato. Perfetto, un reticolo cristallino perfetto sarebbe in grado di trasferire energia in maniera più efficace utilizzando la propagazione la propagazione delle onde di vibrazione del reticolo stesso rispetto, per esempio, al flusso di elettroni liberi. Ne è un esempio il diamante, che è uno dei solidi non metallici, evidentemente, che presenta un reticolo cristallino perfetto e infatti presenta una conducibilità termica più elevata di quasi tutti i solidi metallici, anzi di tutti i solidi metallici. Ok? Ma ovviamente il diamante è un caso sporadico, cioè tipicamente i solidi non metallici hanno una conducibilità inferiore perché non presentano un reticolo cristallino perfetto come quello del diamante. Ok? Quindi conducibilità termica inferiore rispetto ai solidi metallici e chiaramente maggiore è la temperatura, maggiore sarà la conducibilità termica, ma perché maggiore sarà l'intensità dell'agitazione termica di queste molecole e il trasferimento. Questo è abbastanza intuitivo. Quando invece andiamo a guardare i solidi metallici, in questo caso il meccanismo che prevale è quello legato al moto, al flusso degli elettroni liberi. E la legge, in questo caso, che ci aiuta a descrivere l'andamento della conducibilità con la temperatura, è la legge di Wiedemann-Franz, la quale dice che il rapporto tra la conducibilità termica e la conducibilità elettrica è proporzionale alla temperatura.
e questa costante di proporzionalità si chiama F, che è la costante di Lorentz. Questa costante di Lorentz per molti solidi metallici ha valori compresi tra 2 e 3. Allora, che cosa succede? Che al crescere della temperatura, ovviamente il secondo membro cresce, ma la conducibilità elettrica diminuisce. Ok? Se la conducibilità elettrica diminuisce, anche il primo membro cresce, ma la relazione che esprime la dipendenza della conducibilità termica dalla temperatura alla fine è responsabile della diminuzione della conducibilità elettrica, cioè la dipendenza della conducibilità elettrica dalla temperatura alla fine determina anche la dipendenza della conducibilità termica dalla temperatura, la quale nei solidi metallici puri tende a diminuire con la temperatura a causa della diminuzione della conducibilità elettrica con la temperatura. Infatti, guardate, rame puro, la prima curva in alto, diminuisce leggermente la conducibilità termica con la temperatura. Ok? Nelle leghe il discorso può essere differente, perché evidentemente in una lega il rapporto tra l'importanza del flusso degli elettroni liberi e le onde di vibrazione del reticolo cristallino può variare, e a seconda se prevale l'uno o l'altro prevarrà un tipo di dipendenza di K dalla temperatura o l'altro. Ok? Ora, perché ovviamente vi ho parlato di questa dipendenza della conducibilità dalla temperatura? Perché quando si affrontano problemi di scambio termico conduttivo, ovviamente questa K qui, come vedete, è una variabile che può indurre un'enorme difficoltà nella trattazione, già che essa stessa dipende dalla temperatura e può dipendere in maniera, diciamo così, significativa dalla temperatura se il range di temperatura analizzato è molto ampio, giusto? Questo complica molto la trattazione. Ma quando affrontiamo il problema di scambio termico conduttivo, facendo un passo indietro, cercando quindi di determinare il campo di temperatura all'interno di un solido in base al quale, attraverso la legge di Fourier, saremo in grado di valutare il flusso termico, noi tipicamente riteniamo che la conducibilità termica sia costante in un determinato intervallo di temperatura e pari al valore medio che assume all'interno di questo intervallo. Capite? Questo è un aspetto importante. Oltre a questo, riteniamo che il solido sia omogeneo e isotropo nei confronti della conducibilità termica. Che cosa vuol dire isotropo? Vuol dire che la conducibilità termica non presenta variazioni nelle 3 direzioni spaziali. Queste ipotesi di base sono quelle utilizzate nel ricavare l'equazione generale della conduzione, che vedremo tra un attimo. E quindi nel momento in cui si utilizza questo strumento matematico per descrivere il campo termico all'interno di un solido, bisogna essere sicuri che questo solido possa essere trattato come omogeneo e isotropo con conducibilità termica costante. Per esempio, il legno o un materiale laminato non può essere studiato con un approccio di questo tipo. E poi, da ingegneri, conoscendo la fisica che sta dietro l'equazione che utilizzerete, dovete sapere se quell'equazione è utilizzabile oppure no. Questo è il messaggio. Ok? Adesso, di quale equazione stiamo parlando? Volendo trovare il campo di temperatura all'interno di un solido, l'equazione che utilizziamo è l'equazione generale della conduzione, che può essere ricavata in maniera semplice, almeno troppo laboriosa, nell'ipotesi di, ripeto, mezzo omogeneo isotropo nei confronti della conducibilità termica costante, quindi uniforme, densità e capacità termica costanti e uniformi,
ovviamente la sostanza che analizziamo è un solido oppure un gas o un liquido inquiete, ok? In questo caso, analizzando un elementino di sostanza, faccio più grande per maggiore chiarezza grafica, analizzando un elementino di sostanza di dimensioni delta x, delta z, delta y, e queste dimensioni sono, diciamo, infinitesime, no? In alcuni testo si trova dimensioni infinitesime, queste dimensioni, no? Ma infinitesime che vuol dire? Vuol dire che queste dimensioni, come vedremo, devono essere sufficientemente piccole per poter correlare i flussi termici sulle varie superfici di questo cubetto attraverso un'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine, ma non possono essere troppo piccole per poter continuare a ritenere che il mezzo sia continuo, che sia inquiete, cioè dobbiamo poter trascurare la natura particellare della materia, ok? E le oscillazioni proprie delle molecole ovviamente devono poter essere trascurabili in questo volumetto infinitesimo, quindi non può essere troppo piccolo, capite? Piccolo ma non troppo piccolo per questi motivi. Ovviamente è un discorso abbastanza concettuale, ma scelto il volume di controllo possiamo andare a scrivere un bilancio di prima legge su questo volume di controllo, su questo elementino di sostanza, andando a rappresentare i flussi termici in ingresso e in uscita dal nostro volumetto, per esempio in direzione y, Q.y, Q.y più delta y, in direzione x, Q.x e punto x più delta x, è in direzione z, punto z, punto z più delta z. Ovviamente nel caso più generale possiamo ritenere che all'interno di questo volume ci sia un cosiddetto termine di generazione. Questa è una dicitura comunemente utilizzata, ma come saprete parlare di generazione non è corretto quando parliamo di energia. In realtà questo termine, che viene solitamente indicato con questo punto terzo, questo termine qui tiene conto della trasformazione, per esempio, di altre forme di energia, come può essere energia elettrica, in energia termica per effetto Joule, reazioni chimiche e quant'altro. Allora, tutti questi effetti possono essere presi in considerazione attraverso questo termine, che è una potenza per unità di volume, ok? E questo termine viene comunemente, ma a rigor di logica erroneamente, indicato come termine di generazione termica. Ora, scritti questi termini, quello che andiamo a fare è un bilancio di energia. Quindi l'energia che nell'intervallo di tempo di osservazione entra nel volume di controllo, è un E punto perché è riferita al tempo, più l'energia generata nell'intervallo di tempo di osservazione nel volume di controllo è uguale all'energia ancora nell'intervallo di tempo di osservazione in uscita dal volume di controllo più la variazione di energia rispetto al tempo all'interno del volume di controllo. Ovviamente, andando a guardare i singoli termini, la potenza in ingresso è data dai flussi in ingresso per le relative superfici, quindi Q.x per delta y delta z, giusto? Perché il flusso
flusso è una potenza per unità di superficie, per una superficie mi restituisce una potenza, più allo stesso modo Q punto Y delta X delta Z più Q punto Z delta X delta Y. E questo è il primo termine dell'equazione. Il termine di generazione invece, poiché questo termine U punto terzo è una potenza per unità di volume, ovviamente è dato da U punto terzo, che è delta X, delta Y, delta Z, cioè per il volume, giusto? Parte sul metro cubo, per metro cubo, teniamolo. L'energia in uscita per unità di tempo sarà data da Q punto X più delta X delta Y delta Z più Q punto Y più delta Y delta X delta Z più Q punto Z più delta Z delta X delta Y. A questo punto, se il nostro volumetto di controllo è sufficientemente piccolo, cioè se delta X, delta Y e delta Z sono sufficientemente piccoli, allora posso scrivere ad esempio Q punto X più delta X utilizzando in funzione di Q punto X, utilizzando un'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine, cioè scriverò Q punto X più delta X è uguale a Q punto X più D Q punto X su DX per delta X più un errore, ciò che mi rimane è dell'ordine di delta x quadro. Ok? Quindi chiaramente questo errore che ho evidentemente trascuro è effettivamente trascurabile se delta x è piccolo. Ok? Se delta x è grande, questo termine, che è un errore di troncamento, diventa importante. Capite? Ecco il motivo per cui delta x, delta y e delta z devono essere piccolini. Infine, per quanto riguarda l'ultimo termine, qui utilizzo una legge particolare. Quindi la legge di conservazione dell'energia è una legge generale, l'abbiamo già detto. Qui utilizzo una legge particolare che è l'equazione di stato per un solido, per cui l'energia deve è pari alla massa per C per dt, ve lo ricordate? Di conseguenza la variazione di energia rispetto al tempo all'interno del volume di controllo può essere scritta come la massa, che è la densità per il volume, quindi ρ per delta x, delta y, delta z, per la capacità termica C, calore specifico, anzi scusatemi, per il calore specifico C, per dt su dt. Quindi d uguale mc dt, sostanzialmente. Ok? Tutto questo chiaramente all'interno del volume di controllo. Ora però, dal momento che inizialmente abbiamo detto che tra le varie ipotesi di base che utilizziamo per ricavare questa equazione c'è la costanza e l'uniformità della densità e della C, il volume di controllo, chiaramente posso levare questa parentesi da qui e metterla qui, perché chiaramente queste quantità sono uscite fuori dalla derivata, sono costanti nel tempo e uniformi nel volume di controllo. Chiaro? Mi seguite? Ora, mettendo insieme tutte queste informazioni, scrivo sostanzialmente che Q punto X, allora, delta Y delta Z, più Q punto Y delta X delta Z, più Q punto Z delta X delta Y, più il termine di generazione delta X delta Y delta Z, uguale Q punto X più D Q punto X su DX
per delta x, delta y cambiato per delta y, più punto y più deco punto y su dy delta y, delta x, delta z, più q punto z, più deco punto z su dz, delta z, delta x, delta y, più ancora delta x, delta y, delta z, rho c dt su dz. Ok? Ora, questo q punto x, delta y, delta z, vi do un po' di tempo per scrivere. Dicevo, questo q punto x delta y delta z, per esempio qua, questo si semplifica con questo moltiplicato questo, chiaramente, no? Quindi questo si semplifica con questo e così via, q punto y delta z con questo. Ciò che rimane è solo, sono solo le derivate del q punto x, del q punto y e così via. Quindi quello che rimane è deco punto x su dx più deco punto y su dy più deco punto z su dz per delta x, delta y, delta z. Questo sta a secondo membro, va bene? Più delta x, delta y, delta z, rho c su t su dz è uguale al termine di generazione per delta x, delta y, delta z. Quindi delta x, delta y, delta z va via in tutti i termini e cancellando qua a sinistra in modo da poter continuare. Portando al primo membro la quantità tra parentesi che altro non è quella divergenza di Q punto, vi ricordate che Q punto è un vettore, no? Questa è la divergenza di Q punto, quello che otteniamo è che meno divergenza di Q punto più in termini di generazione è uguale a ρ c tutti su dz. Qui ho messo una t totale, una t parziale. Ok? Ora a questo punto posso utilizzare un'altra legge particolare, che è la legge di Fourier. Ricordo che dice che Q punto uguale a meno k gradiente di t all'interno di questa relazione per ottenere divergenza di k gradiente di t, si quadra, ok? Lo scrivo per esteso così è più chiaro, altrimenti sarebbe nabla scalar k gradiente di t, no? In forma vettoriale, più termine di generazione uguale rho c dt su dθ.
ritenendo che il mezzo sia omogeneo e isotropo nei confronti della conducibilità termica, che quest'ultima sia costante nel tempo, uniforme nello spazio, ovviamente possiamo portare fuori dall'operatore di emergenza la conducibilità termica, sostanzialmente otteniamo K, laplaciano della temperatura, perché la divergenza del gradiente è laplaciano, più il termine di generazione uguale a Rho C ed T su dt. E questa, scritta in forma vettoriale, è l'equazione generale della conduzione. Dal momento che nel corso di termofluidodinamica noi affronteremo la risoluzione numerica e anche in alcuni casi analitica di equazioni differenziali e derivate parziali come questa, come ho cercato di spiegarvi questa mattina e che ho ripetuto nella lezione di oggi pomeriggio, è estremamente importante capire come questa equazione, cioè come questo modello matematico, è stato ricavato e quali sono le ipotesi alla base della sua scrittura. Perché se lo utilizzo per rappresentare la realtà fisica e le ipotesi di base che sono state utilizzate per ricavare quella equazione lì non sono idonee al mezzo che sto cercando di descrivere, i risultati che otterrò ovviamente saranno lontani da ciò che mi aspetto di ottenere, cioè non saranno aderenti alle osservazioni sperimentali. Chiaro? Questo è il messaggio. Ovviamente, ora facciamo una pausa, poi riprenderemo. Per poter risolvere questa equazione differenziale c'è bisogno di opportune condizioni ai limiti, condizione iniziale e condizione al contorno. Le vedremo subito dopo la pausa.